abili marmorari in nome di Dio riplasmarono manufatti pagani in forma di leoni. Di colonne e capitelli aggraziati, da spolia ricavarono l'agnello divino e il tetramorfo per il decoro della porta maggiore. Scolpiti nel candido marmo, volti coronati di munifici benefattori ai lati di una porta si mostrano fieri per aver unito le loro elemosine a quelle di bottegai e artigiani. Molti vi ritrovano il ritratto dello Stupor Mundi, l'imperatore Staufen, sconfitto da Gregorio da Montelongo, quel potente legato papale che a Ferentino aveva famiglia. È ben curioso che proprio qui una sua effigie sia sopravvissuta alla dannatio memoriae che seguì alla morte di Federico. Facciata slanciata, il solare rosone si protende verso il cielo come un occhio magico da cui filtrano i colori bruciati dei tramonti che negli angoli bui più interni ricamano merletti di luce. In Santa Maria chi ha fede e chi non ce l'ha entra in uno spazio austero, pietrificato, liturgicamente orientato ad oriente, scandito da archi e fasci di colonne che si innalzano leggiadre. È un'armonia che dà gioia ai sensi e luce all'animo. Se ti capita di soffermarti silenziosa a meditare di mattina presto sotto quelle volte vibranti, sperimenterai il trionfo della luce teologicamente contrapposta alle tenebre. Coglierai il senso delle parole di Bernardo di Clairvaux e riposa nel verbo, vale a dire nella pietra. Infatti la pietra è il verbo. La chiesa è dunque nelle fenditure della pietra? La legna e le pietre ti insegneranno ciò che non puoi ascoltare dai maestri. O non credi di poter succhiare il miele dalla pietra e l'olio dall'impenetrabile sasso? Quando ti allontani per tornare sui tuoi passi e ti volgi alla magnifica chiesa, scorgi mentre ti scruta un mostruoso animale di pietra appollaiato su un fianco in eterna guardia al luogo dove abita Dio. A un tiro di sasso da Santa Maria Maggiore, riperdendoti in un labirinto di vicoli, trovi tra case scurite dal tempo una chiesina dimessa, poco appariscente.
priva di una solenne facciata, dimora di Dio, incuneata, sedata tra quelle degli uomini, tirata su in onore della Santa della Luce, Lucia. Non è un'architettura eccelsa, ma ugualmente commuove l'animo. La parte più scenografica è l'abside annerita da secolari falò. Tra arcatelle cieche si affacciano teste di uomini sbigottiti, di animali ed esseri fantastici, disposti forse secondo un ordine che non sai più cogliere. Architettura apparentemente più antica. Le sue fattezze sono ispirate ad un linguaggio arcaizzante. È uno scrigno prezioso di devozioni, di fidente venerazione per i santi protettori. Dalle pitture lungo le pareti, spesso solo lacerti di raffigurazioni più estese, ti guardano rassicuranti qui e là i volti gloriosi di Lucia. Biagio, Sebastiano e del martire Ambrogio. Nell'oscurità della cripta, scavata entro mura di antichi edifici romani, nella memoria ritornano le parole del salmista: nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.